Amici del Fidenza, buongiorno a tutti e innanzitutto scusatemi se non posso essere con voi. Il Fidenza rappresenta una specie di fratellino della mia vita. Io e mia sorella, probabilmente, ovviamente non sapevamo di avere un altro fratello, però era così che si viveva in casa nostra negli anni 70, l'amore per il Fidenza da parte di mio padre. E io ho passato con lui tantissime domeniche al Craviari e certi rumori, certe facce, certi nomi. Posso garantirvi che rappresentano per me un qualcosa di speciale. C'erano Mingozzi, c'era Del Rio, c'era Mariotti, Tanzi, Maranzoni, potrei andare avanti per ore. E in quel momento erano alla stregua dei grandi campioni della Serie A. Ai miei occhi. Alla sera poi eravamo a casa e mio padre scriveva il pezzo e facevamo insieme le classifiche. A 7-8 anni io già sapevo cosa fosse la media inglese perché mi ricordo queste squadre di paesi sconosciuti, Contarina, Porto Sant'Elpidio, Russi, Fermana, e anche qui potrei andare avanti molto. Poi negli anni 90, la seconda vita di Casa Castaldini a Fidenza. Cioè io che personalmente seguivo le orme di mio padre e per la Gazzetta di Parma ho seguito per 5 anni il Fidenza. Il Fidenza che ha vissuto le stagioni più esaltanti, quella delle 13 vittorie consecutive. Di quell'anno ricordo moltissime cose, anche lì c'erano nomi, anche se chiaramente ormai erano miei coetanei o anche gente più grande, però Paradiso, Spezia, Torroni. E Bolpagni, anche lì c'era Fontanesi l'allenatore, soprattutto c'era Giorgio Mariani e a capo di tutto c'era il presidente Parizzecchi, più di tutti, secondo me, avrebbe meritato la gioia della promozione storica in C2. E anche lì le domeniche passate sul pullman con la macchina da scrivere, gli esordi da giornalista. Quindi diciamo che in due momenti diversi, anni 70 e anni 90, il Fidenza si è incrociato veramente nei momenti più belli della mia vita e della mia carriera. Quindi lo ringrazio, ringrazio Luciano che ha messo in piedi questa straordinaria iniziativa del libro. Vi saluto e spero di rivedervi presto.